ma noi siamo qui per un motivo, perché spesso quando ci sono momenti delle premiazioni ci scordiamo, siamo qui per ricordare una persona, perché questi secondo me oggi ci sono alla memoria. E allora quando si porta noi rivolgiamo alla memoria, sicuramente un momento di allegria, di festa, dove si gioca, ma perché si ricorda una persona. Perché? E allora sottolineiamo il significato di chi ha attraverso un momento di gioia, un momento di festa, per quanto più voce è questo, il piacere dello stare insieme ricorda chi non c'è più. È difficile anche da trovare le parole rispetto a questo. Il tema di un affetto così grande, quando viene a mancare, che per un papà e una mamma vuol dire portare migliore la vita di te, e volendo condividere con un momento di festa, con un torneo di cose, beh, io penso che questo è il grande fatto. Passate insieme, chi con la propria moglie, chi con il proprio marito, magari un pezzo della vita si trovano a farlo con quelle persone accanto, ma con quelle persone nel cuore, e trovano spazi come questi, dei momenti di festa, di gioia, di allegria, di condivisione. Questo è il valore di un centro anziani. Io penso che questo valore significa anche questo. Significa proprio grazie, centro anziani di Palazzolo, perché nonostante il dolore che è una mancanza che nessuno potrà mai colmare, noi viviamo qui, stiamo bene, ci sentiamo felici e viviamo ancora sulla vita. Ecco, questo è il valore del centro anziani di Palazzolo, e questa volta è una cosa che lo meritate voi, perché questo è il significato. Io vi annuncio che quest'anno, voi sapete che questa amministrazione in particolare ho istituito una festa bellissima, che è la festa dei 50 anni di matrimonio delle coppie, e di anno in anno la facciamo nei vari centri anziani, l'abbiamo fatta a Casarara, l'abbiamo fatta al Falcone Borsellino. Quest'anno, il 50esimo di matrimonio, li faremo grazie alla nostra disponibilità qui a Palazzo Oro, li faremo a settembre. Vi assicuro che è una festa bellissima, perché è una festa dove mariti e mogli si raccontano la loro storia, che è la nostra storia. La storia di una vita insieme, la storia di tanti sacrifici, perché chi ha fatto 50 anni di matrimonio, li ho sentiti di bellezza. Mogli che dicono ai mariti, che dicono non solo hanno fatto, ha sopportato 50 anni, però ecco, le storie più belle di questa città. Io vi invito a esserci tutti, perché vedrete che sono delle emozioni infinite. E allora adesso passiamo al momento delle premiazioni. Ho fatto un passaggio che non voleva essere un passaggio triste, ma voleva essere un passaggio che mette al centro il ricordo delle persone che amiamo, ma anche l'importanza di posti come questo, che ci permettono a tutti noi ogni giorno di continuare a sorridere indipendentemente dalla nostra età. Grazie di cuore a tutti. Sì, sì.
Non abbiamo voglia di portare.